Ciao navigatori! Prima di continuare, ti invito come sempre a iscriverti al canale. La prigione di Plötzensee è stato un luogo di grande sofferenza e tragedia durante il periodo del nazismo in Germania. Situata nella zona ovest di Berlino, utilizzata dal regime per imprigionare e giustiziare coloro che erano contrari a quel pensiero. Fondata per delibera del governo prussiano sotto il re Guglielmo I e costruita fino al 1879 nelle tenute del maniero di Plötzensee. Al suo interno erano detenute fino a 1400 persone, collocate in locali da 25 ettari, circa 64 acri, tra cui vi era una chiesa e un'area di preghiera ebraica, allora la più grande prigione dell'impero tedesco. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli edifici demoliti dai bombardamenti di Berlino furono ricostruiti e ospitarono un centro di detenzione giovanile. Durante l'era imperiale della Repubblica di Weimar fino al 1933 ci furono 36 esecuzioni eseguite a Plötzensee, tutte per omicidio e tutte per decapitazione con un'ascia, secondo il vecchio codice penale tedesco. Dopo la presa del potere nazista, la prigione ospitò sia criminali regolari che prigionieri politici. Plötzensee era uno degli 11 siti di esecuzione centrale selezionati, istituiti nel 1936 in tutta la Germania per ordine di Adolf Hitler e del ministro della giustizia del Reich Franz Güttner. Ciascun detenuto era giustiziato da un carnefice, tempo pieno, che eseguiva il numero crescente di condanne a morte, soprattutto dopo che la legge penale fu nuovamente inasprita durante la Seconda Guerra Mondiale. Con un accordo del 1943, divenne anche responsabile dell'esecuzione dei membri della Wehrmacht secondo la legge militare tedesca. I condannati venivano decapitati con una ghigliottina fissa chiamata Fabel, che prese posto dall'impiccagione. Durante il regime nazista ci fu un record ufficiale di 2891 persone condannate dalla Berlin-Kammergaster, il famigerato tribunale del popolo. Inizialmente con un'ascia nel cortile della prigione, poi come abbiamo visto tramite ghigliottina. Nel 1937 i detenuti furono decapitati appunto con ghigliottina portata dalla prigione di Bruxelles e installata quindi in un capannone nel lavoro del cortile, un edificio in mattoni a livello del suolo vicino alle mura della prigione, dove le vittime dovevano camminare vicino a un blocco di celle. Tra il 1933 e il 1945 circa 3.000 persone furono imprigionate a Plötzensee e molte di esse quindi furono giustiziate. I prigionieri erano per lo più oppositori politici del regime, tra cui comunisti, socialdemocratici, cattolici, ebrei e altre minoranze. La prigione divenne rapidamente nota per il suo uso di metodi brutali di interrogatori e tortura, tra cui la fame, la privazione del sonno e l'uso di scosse elettriche. Nel 1942, nella stanza fu assemblata una trave che fungeva da forca per un massimo di 8 vittime contemporaneamente. I familiari dei condannati poi erano obbligati a pagare una tassa per ogni giorno che il detenuto aveva trascorso in prigione, più un'altra tassa di esecuzione aggiuntiva di 300 marchi. Inizialmente le esecuzioni avvenivano, come abbiamo visto, di solito per impiccagione, poi si utilizzò la famigerata ghigliottina tedesca, in grado di eseguire molte più pene capitali e veloce dalla stessa corda, che veniva tirata da una botola nel soffitto della sala delle esecuzioni. Le vittime portate alla prigione di Plötzensee, da altre carceri o campi di concentramento, venivano quindi giustiziati in gruppi di 10-20 persone alla volta. Molte di queste esecuzioni vennero effettuate a seguito di processi sommari e ingiusti. Circa la metà dei giustiziati erano tedeschi, dei quali condannati a morte per atti di resistenza contro il regime nazista, tra cui membri dell'Orchestra Rossa, del complotto del 20 luglio del Circolo di Kreisau. 677 prigionieri giustiziati provenivano invece dalla Cecoslovacchia, tra cui molti membri della resistenza ceca all'occupazione nazista del 38 fino al 39,
poi queste persone includevano sia membri delle organizzazioni di resistenza, sia le persone che furono deportate in Germania per lavori forzati, tra cui 300 erano donne. Dopo l'esecuzione, i loro corpi furono rilasciati a Hermann Steve, un anatomista presso la facoltà di medicina di quello che oggi è l'Università di Humboldt di Berlino. Lui e i suoi studenti o assistenti sezionavano i cadaveri per scopi di ricerca. Dopo che un raid aereo della RAF nella notte del 3 settembre del 1943 danneggiò irreparabilmente la ghigliottina e distrusse gran parte degli edifici carcerari, il segretario di Stato Kurt Rudenberg presso il Ministero della Giustizia del Reich ordinò telefonicamente l'immediata esecuzione dei condannati. Circa 250 persone, 6 delle quali erroneamente, furono impiccate durante le cosiddette notti di sangue di Plötzensee dal 7 al 12 di settembre. L'ultima esecuzione fu eseguita il 20 aprile 1945. I restanti detenuti furono liberati dall'Armata Rossa nel corso della battaglia di Berlino 5 giorni dopo. La storia della prigione di Plötzensee è una testimonianza tragica dell'orrore della dittatura nazista e della sua brutalità verso coloro che si opponevano al regime. La memoria di questi eventi ci ricorda l'importanza della difesa dei diritti umani e della libertà e della necessità di evitare che simili atrocità accadano mai più. Durante il periodo del nazismo, la prigione fu utilizzata principalmente per imprigionare giustiziari dissidenti politici e altri oppositori del regime. Molte delle esecuzioni furono condotte nel periodo tra il 1942 e il 1945, quando la prigione divenne uno dei principali luoghi di esecuzione della Gestapo. Oggi la prigione di Plötzensee è un luogo di memoria e un museo che documenta la sua storia tragica. Il sito è stato mantenuto in gran parte intatto e i visitatori possono vedere le celle dei prigionieri, le sale delle esecuzioni e altri spazi della prigione. Il museo offre una visione completa sulla storia della prigione e sulla vita dei prigionieri che vi furono detenuti, nonché sull'orrore delle esecuzioni che furono effettuate. Se questo video ti è piaciuto e sei arrivato fino a qui ti ringrazio, noi ci sentiamo alla prossima, ciao!